di linea Zanelli e Montanari. Grazie. E dov'è il main arbitro principale? Main referee. Emozionato. Perché pure lei un po' sfruttato me. La posso te la dire, la mangio per 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 la premiazione all'arbitro è tradizione. Te stai qui, premiamo l'arbitro principale che non ha avuto un compito molto difficile, però l'arbitro non si deve fare mai notare. Grazie del servizio. Allora, premiamo i semifinalisti, un'altra squadra della Cesena Bocce, Bocchini, Brunacci, ci sei solo Bocchini, è stata una delle migliori performance di Bocchini. Adesso gli altri semifinalisti, Picchi e Pasini della società Arcobaleno. Picchi e Pasini non c'è, ci sono Picchi, te lo vedi, facciamo la foto di... Allora Picchi, qui l'organizzazione lascia un po' di sperare, c'è anche la busta per il certificato, c'è per Pochini che dopo gliela do. Allora, dopo una finale abbastanza testa a testa, sono arrivati due, come si suol dire, o secondi, e Zanoli e Fabbri. Anche poi stanno facendo un mucchio di finali, ormai hanno bisogno di tirare il fiato, Tienti in mente che c'era un altro l'eterno secondo che era Gimondi, però era campione del mondo. Allora, perché me c'ho anche il campione del mondo, vedi che prende il mondo. Miran Fabbri, per rinforzarsi. Comunque i secondi non avranno vinto, ma ce ne sono molti che sono arrivati dietro i secondi. Alla grande. Va bene, andiamo via, grazie. Allora, come avete visto, con un po' di sofferenza, Marchetti e Lombardi sono riusciti a vincere questo torneo, che penso sia quello che sta succedendo. Alla coppia vincente. Lombardi, giriti, dai la forza.
fatto? Belli, prendi. Vieni qua, va, che vieni. Guarda, un ciao. Ah, ma dì, c'hanno quello lì loro. Mi raccomando, capo, se vedi che non veniamo bene, fanno un altro. Questo l'ho ripreso. Posto. Va bene? Ah, dì, ne avevo, non trovavo le buste, le ho tagliate a metà. Allora, anche quest'anno il torneo estivo è terminato con questa finale, adesso già a fine mese iniziano i tornei invernali e noi siamo abbastanza tradizionalisti e ogni finale che facciamo ci piace ritrovarci due ore assieme per farci... No, ci sono due per... Ciao Fusini! Oh, ciao! Dai un trick, una piuta! Va bene, se il presidente deve dire qualche parola... Il presidente scrive, scrive 2, 3, 4 volte alla settimana dei sorteggi delle riunioni. Io saluto tutti, saluto il comitato, ringrazio il Ciao che è sempre molto gentile, insomma l'Ungheria che fa sempre la sua bella figura qua, anche se è lontano. Il problema è che è lontano anche se molti passano attraverso che invece poi si sbagliano a stare. Adesso c'è la seccante che porta qui a 1 chilometro ed è abbastanza comodo, sia passando di traverso magari un senso anche l'autostrada di Cesena, è facile perdersi soprattutto di sera perché c'è un po' di vento. Passando dalla via Miglia dalla seccante ci si trova in un attimo. Quindi invitiamo le società insomma a stimolare i propri giocatori, ecco, andare qualche volta in più, che è un bel posto, un bel ambiente. Poi per quest'anno no, ma il prossimo anno avremo qualche idea innovativa su per trattare gli ospiti. Non dico che gli offriremo il pernottamento, però una cosa che gli assomiglia. Grazie a tutti. Va bene, fra qualche minuto penso che si possa rientrare dentro e poi tra le 7:15 e le 8:30 facciamo una piccola cena tra di noi. Ci Marco!